bisogna seguire le tracce lasciate dall'assassino che ha ucciso il Chelsea, perché quante tracce, queste conducono chiaramente a qualche... questa è la lasciata del Sharawi, guarda, sono tante, sono... è la doppietta del Sharawi, ma se tu le segui tutte le tracce, che le tracce vanno seguite nel calcio, se tu le segui tutte le tracce ti portano anche a quella di Perotti, io lo so, mentre stanno... anche a quella di Perotti ti portano, se tu guardi, sono veramente, sono inequivocabili le tracce, portano anche a quella, guarda, questa è quella di Perotti, guarda quanto è grossa, questa è quella di Perotti, si vede, è chiaro, l'hanno ammazzato il Chelsea, che cosa è successo ad Antonio, ma se tu lo segui, le tracce arrivano poi fino a Sussù, e allora è chiaro. E allora è chiaro, e allora è veramente chiaro, ma che cosa ne hanno fatto? L'hanno disfatto il Chelsea, un pochino come stanno disfacendo qua la panchina. La domanda è, sarà come è successo a El Shaarawy tante volte, come è successo alla Roma tante volte, sarà la prestazione che rimane una sera e poi invece, ah, cosa poteva essere, ah, cosa non poteva essere. Però la Roma da Coppa dei Campioni sembra quasi... oh, era questa la porta, peraltro, da Coppa dei Campioni. Sembra quasi ce la fa e poi non ce la fa. Sarà questa la volta buona? Ma però le tracce sono evidenti. Dove in quella porta, dove la Roma di Coppa dei Campioni ha avuto di che pentirsene, in quella porta la traccia di Perotti, bam, era evidente. Sono tracce di campioni? Ma vediamo. Tracce del Chelsea di Antonio Conte non se ne trovano, però. Qua non ci sono. Dove sono?